Assessore, oggi presentazione della filiera avicola. Che contributo può dare un'organizzazione di questo genere ad un comparto che ha avuto delle criticità in passato? Beh, è un elemento di grandissima novità, cioè è la prima volta che si organizza un settore come quello avicolo e soprattutto che il settore come quello avicolo per la prima volta si affaccia alla possibilità concreta di poter ottenere forme di contribuzione nell'ambito del piano di sviluppo rurale. Siamo la prima regione che va a fare questa scelta nell'ambito della nuova pianificazione e rivendichiamo questo primato perché noi riteniamo che oggi una filiera come quella avicola, che garantisce sostanzialmente il 100% del consumo interno, perché noi oggi siamo autosufficiente dal punto di vista della produzione rispetto al consumo interno, debba essere tutelata e sostenuta. Questo potrebbe essere un appello al nuovo ministro dell'Agricoltura Martina, che proprio ieri ha detto alla base competitività e semplificazione partendo dalla de legge delega che era stata approvata dal precedente governo. Lei però ha detto che bisogna ragionare più per aree omogenee, perché? Beh, perché questo è l'esempio anche stamattina, cioè i produttori avicoli lombardi ci dicono che Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte insieme fanno oltre il 70% della produzione nazionale. Siamo nell'ennesimo caso in cui una filiera importante, fondamentale al nostro comparto agrozootecnico è fortemente caratterizzata da una presenza territoriale omogenea e anche stavolta ubicata nel nord Italia. Quindi mi fa sorridere quando Martina parla di piano strategico dell'agricoltura italiana. Martina è lombardo, si ricordi che serve un piano strategico per l'agricoltura del nord.